Buonasera, sono dottoressa Hermes, presidente di Vladi Polo Associazione. Questa è una prima puntata del Vladi Polo TV, è un programma che rappresenta diverse tematiche che sono coinvolte attraverso il polo. Oggi in studio ci abbiamo dottor Castellano, che è il presidente di Pelagos Associazione. Dottor Castellano, Buonasera. buonasera. Vladi Polo Associazione è il partnership da lungo tempo con Pelagos Associazione e noi abbiamo coinvolto il Pelagos Associazione dal 2007. Io vi presento anche l'attività del Pelagos Associazione che fa promozione del patrimonio marittimo. Dottor Castellano, quali sono i vostri obiettivi, iniziative che potrebbero coinvolgere anche iniziative di Vladi Polo? La nostra associazione nasce con un progetto di valorizzazione delle risorse marine del litorale laziale. Inizia ad operare negli anni 90, nei primi anni 90, e cerca di andare a colmare quel gap che c'era tra la cittadinanza romana e il turismo che in quegli anni cominciava a incrementarsi appunto sul territorio e la risorsa mare in assoluto, in quanto non adeguatamente valorizzata, non adeguatamente inserita in circuiti internazionali di promozione. E rispetto a questo percorso appunto iniziato circa 20 anni fa, che poi da 15 anni a questa parte ci ha consentito di sviluppare questa campagna istituzionale per le risorse marine, denominata Pelagos, come diceva la dottoressa puntualmente, e abbiamo vissuto una serie di situazioni, abbiamo sperimentato una serie di collaborazioni, tra cui sicuramente quella con la Vladi Polo è tra le più originali, in quanto è facile coniugare momenti di lavoro, esperienze tra addetti ai lavori del mare, sia che provengano dal settore culturale quanto più dal settore ambientale o turistico. È un po' più difficile unire due elementi, perlomeno così idealmente, che possono essere distanti, come l'attività del gioco del polo, la splendida attività del gioco del polo e comunque il nostro percorso di valorizzazione ambientale delle risorse marine. Questo è stato possibile sicuramente grazie non solo alla sensibilità del presidente della Vladi Polo, ma anche da elementi concreti. E questi elementi concreti sono stati sicuramente lo stesso terreno di intervento che hanno le due associazioni per quanto riguarda progetti di promozione e divulgazione dedicati ai giovani. Quindi i giovani diventano il primo attrattore di ambedue le associazioni. L'altro discorso importante è il territorio, perché mi sembra di ricordare che la prima iniziativa che ha organizzato la Vladi Polo aveva un titolo Si gioca a Polo nel Lazio, che fa il paio un po' con le prime iniziative che ha realizzato appunto la Pelagos Mar in sede territoriale. Il terzo elemento è sicuramente la volontà di intraprendere dei percorsi attraverso lo sport, attraverso la cultura e il turismo, di marketing territoriale che possono portare sicuramente un valore aggiunto non solo per la cittadinanza, ma puntare decisamente all'internazionalizzazione del nostro territorio. Ecco, credo che questi siano gli elementi che sicuramente hanno reso forte e duratura la nostra partnership. Noi abbiamo un altro in progetto, un'altra iniziativa molto bella per il prossimo anno, di realizzare un International Championship sul Polo on the Beach. Dottor Castellano, lei pensa quale sarebbe la spiaggia più adatta per queste iniziative? Il nostro, e quando parlo del nostro, faccio sempre puntuale riferimento al litorale laziale, è un territorio straordinario.
anche molto variegato. Abbiamo parti rocciose, abbiamo grandi spiagge, abbiamo delle isole, l'arcipelago Pontino che è assolutamente unico, particolarissimo. Abbiamo una serie di insediamenti storico-monumentali su alcune spiagge fruibili quasi tutti i giorni, che potrebbero essere il contesto naturale, diciamo, un po' la scenografia naturale in cui potrebbe andare a inserirsi un evento sportivo di siffatto livello. Io credo che lì bisogna fare un po' i conti anche non solo con gli aspetti ambientali, con gli aspetti, diciamo, di saturazione ambientale, ma quanto anche con le sponsorship che in qualche modo possono essere trovate dall'Associazione Polo per realizzare un evento così impegnativo. Sicuramente il litorale romano, e parlo della spiaggia, delle spiagge, gli arenili di Ostia e Fregene, rappresentano delle eccellenze in termini di frequentazione, quindi di numero di praticanti che nell'unità di tempo possono essere coinvolti in un evento. Quindi sicuramente queste sono le spiagge che hanno diciamo, una sistemazione logistica particolare e che comunque hanno una gravitazione tale da poter garantire un grande successo alla manifestazione. Non escluderei puntate anche più a sud, come ad esempio Sabaudia o altri lidi vicino a Gaeta, che sicuramente dal punto di vista puramente ambientale sono molto affascinanti e in alcuni periodi dell'anno comunque riescono a essere molto, molto cattive.